I carabinieri della compagnia di Siviscola alle 6 di questa mattina hanno arrestato Bacchisio Angius, l'aggressore che lo scorso 10 luglio ha picchiato Luca Isoni. Raggiunto dai carabinieri nella propria abitazione non ha opposto resistenza. In manette su ordinanza di custodia cautelare messa dal GIP del Tribunale di Nuoro Mauro Pusceddu, su richiesta del PM Giorgio Bocciarelli, il 27enne di Sassari era già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati dello stesso tipo. L'accusa è di lesioni gravi con l'aggravante di averle commesse su un disabile. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, durante la conferenza stampa di questa mattina, Luca era uscito con Bacchisio e altri ragazzi per festeggiare il compleanno del sassarese. Trascorsa la serata prima in una discoteca a San Teodoro per poi spostarsi alla Luna, dove all'alba, nel piazzale esterno, è avvenuto l'episodio. Ma l'avvocato Enrico Cossu, che difende l'autore del pestaggio, sostiene che vi siano alcune incongruenze, come per esempio la dichiarata disabilità di Isoni, la quale laddove fosse accertata non sarebbe apprezzabile se non dichiarata, afferma Cossu. Inoltre la conoscenza fra i due era sì di un anno, ma si erano visti solo in due occasioni conviviali, dove Luca non avrebbe manifestato alcuna difficoltà che potesse far pensare ad una disabilità. Inoltre, nel video in possesso del legale difensore si vedrebbe chiaramente, secondo quanto sostenuto dallo stesso Cossu, Isoni picchiare un altro ragazzo, quest'ultimo, a detta dello stesso avvocato, davvero disabile. Inoltre, Bacchisio Angius nega di aver provocato alla vittima la frattura alla gamba, avendolo colpito solo al viso. Il filmato sarà consegnato nei prossimi giorni al giudice. Il capitano della compagnia dei carabinieri di Siniscola, Andrea Senes, ha precisato che le indagini proseguono con l'individuazione dell'autore del filmato in rete e i ragazzi presenti durante il pestaggio. È ancora la rete a consegnarci la deriva cinica che sempre più spesso trova risonanza proprio nei social network, dove sta girando una versione rap dell'audio estrapolato dal video della triste vicenda.